Ducati Superleggera V4 is the best that contemporary motorcycle engineering can express. It is the dream that comes true, the result of the most innovative research on materials, dynamics and engineering. A search that reaches its fulfillment when the bike is brought to the track and tested by the rider, who can finally feel the most intense emotions. We talked about it with Alessandro Valia, official Ducati tester. Uscito dai box, una bella accelerazione, arrivando alla prima curva che è la San Donato, ho frenato come faccio normalmente e lì invece ho sentito una decelerazione fortissima. Ho capito che dovevo un attimo riparametrarmi e potevo frenare veramente con un dito in tutte le curve. E poi altra cosa che mi ha veramente lasciato a bocca aperta è questa tendenza a chiudere le linee in autonomia che ha la moto, quindi in inserimento la moto a centro curva continua a curvare anche quando riacceleri, e questa è una caratteristica veramente rarissima per una moto stradale, tanto che noi la ricerchiamo molto spesso sia sulla Superbike che sulla MotoGP. The collaboration of Ducati engineers with Alessandro Valia, official Ducati rider and tester, translates into extraordinary sensations. The work of dynamics and redesign of the components creates a balance of chassis never realized before. The extremely high complexity of the technological equipment is geared towards simplifying riding. Questa moto, appunto per queste caratteristiche, ti mette a tuo agio, ti senti sicuro e non devi focalizzarti tanto sulla gestione del mezzo meccanico, ma più che altro sullo stile di guida e sulla massimizzazione della performance. Infatti i numeri parlano di un oggetto veramente estremo, rapporto peso-potenza impressionante, ma quello che di primo acchito provi è una facilità di guida, un approccio che ti mette proprio a tuo agio da subito. Quindi la moto rimane comunque molto agile, ma intuitiva e fluida, soprattutto nei cambi di direzione. Thanks to the work done on aerodynamics, the vertical load given by the wing appendices glues the bike to the ground, allowing a less incisive intervention of the wheelie control on the delivery. Sicuramente queste grandi appendici alari generano un carico verticale importante e questo lavora in funzione della velocità, quindi maggiore la velocità e maggiore il carico. Quindi quello che senti subito è una grande stabilità sul veloce, curvoni e anche sul dritto, e una ridotta tendenza all'impennata, quindi una moto che meccanicamente ha una minore tendenza ad impennare e quindi anche un controllo di wheelie, quindi impennata, che devi intervenire meno. More than 15 track sessions dedicated to the development of this bike have been organized. At each session, different mappings were tested to refine the calibration of dynamics and engine to the point that it was practically impossible to improve it. Sicuramente il circuito di Portimao è veramente un esempio molto emblematico, perché hai dei saliscendi molto evidenti e soprattutto sul rettilineo che mette sul traguardo si ha un dislivello molto importante. Di solito lì le moto tendono ad impennare tantissimo e anche il wheelie control normalmente va in crisi. In queste appendici aerodinamiche noi riusciamo a percorrere lo scollinamento in pieno senza che l'anteriore si sollevi, e quindi questo genera e dà grande stabilità alla moto e anche fiducia al pilota, che può mantenere aperto il gas e arrivare a una velocità molto più alta fino al rettilineo. Superleggera V4 is magnificently contradictory. It is a street legal prototype. The sensations it produces in the rider are comparable to the experience of racing with a MotoGP prototype, and yet the careful process with which it is designed and assembled is derived from the safest aerospace engineering. Durante i test al Mugello ho girato in 1.52.4, a meno di 2 secondi dal tempo che ha fatto Michele Pirro con la V4 con cui ha vinto il CIT Superbike, e la nostra Superleggera V4 è una moto praticamente street legal. Infatti nel giro di rientro da questo lap time strepitoso ho potuto salutare con il clacson i tecnici MotoGP che erano presenti quel giorno al Mugello, e ti lascio immaginare l'espressione sui loro volti.